Buonasera, è domenica, sono le 7:10 circa. Ho appena fatto la doccia e adesso ci facciamo l'aperitivo a casa, al fresco. Adesso vado a dormire e noi ci vediamo domani mattina. Buonanotte. Buongiorno, è lunedì, sono le 7:10. Ed è il mio compleanno. Come ogni mattina quando mi sveglio, come prima cosa vengo in bagno. E arrivo e trovo questo. Comunque, cerco di dare una sistemata ai capelli. Il programma della mattina è colazione e andrò a prendere i risultati dell'analisi. Ho fatto la medicazione OP. Stamattina abbiamo il calzino lilla. Vero? Ho preso il caffè, adesso inizio a prepararmi e proviamo il mascara nuovo stamattina. Allora, trucco fatto. Il mascara mi piace molto. È molto simile alla Love Extreme, però è più comodo perché lo scovolino è più sottile. Poi ho messo questo vestitino qua, queste collanine qua. Allora, se tra poco sentirete rumore, scusate, stanno facendo dei lavori al piano di sopra. Ho ritirato le analisi. Eccole. E ho il colesterolo un po' alto e la tiroide, e quella si sapeva. Poi ho la sodiemia leggermente bassa, ma proprio 0,2. La glicemia invece va bene, cioè non me l'aspettavo. Non sono nemmeno un soggetto a rischio di diabete. Quindi posso anche ricominciare a mangiare normalmente a questo punto. Poi qui c'è un po' di voci rosse. Una credo sia un po' di anemia e le altre non lo so, mi farò dire dalla dottoressa. Siamo andati a fare colazione, ovviamente ho mandato i risultati dell'analisi alla dottoressa, vediamo quando mi risponderà e cosa mi dirà. Ora do una sistematina alla casa, poi andiamo a mangiare al sushi e proviamo un posticino nuovo che è aperto. In realtà già da un po', sarà un annetto credo, però non ci siamo mai stati, è molto bello. Proviamo, anche perché quello dove andiamo di solito il lunedì è chiuso. Cogliamo l'occasione per provarne uno nuovo. Siamo tornati, mi sono messa comoda. Il posto dove siamo andati a mangiare il sushi è veramente molto molto carino. Ho cercato di riprendere un po'. Peccato che, essendo che noi eravamo solo in tre, non ci hanno messi lì dove c'era tutto quel fumo. Era praticamente tra un tavolo e l'altro c'è l'acqua con questo, non so se è vapore o proprio fumo. Però probabilmente si stava anche più freschi. Io ultimamente non riesco a mangiare, cioè nel senso, tutte le volte che andiamo al sushi ordino pochissime cose. Nonostante questo, io sono a metà e sto già scoppiando. Infatti mi faccio sempre aiutare sia da Marco che da Francesco. Adesso mi vado a vedere una puntata di One Piece con Franci, poi finisco di montare il video per domani. Stasera poi andiamo a fare l'aperitivo. Ah, abbiamo preso la torta. Ora ve la faccio vedere. Ho preso un mille foglie con tutta crema al cioccolato. Tra l'altro adesso so che posso mangiare queste cose perché io ero convinta di avere tipo il prediabete. In realtà no, dalle analisi non risulta niente, quindi posso mangiarmi la torta tranquilla. Ecco qua la torta. Video caricato per domani. Ho fatto una doccetta senza però struccarmi e lavare i capelli, non ho voglia di struccarmi e ritruccarmi, quindi ho detto vabbè,
Mi tengo il trucco di stamattina, i capelli di stamattina, ho cercato di risistemarli un po'. Secondo Marco dovrei lasciare questo effetto un po' così, tipo bagnato, invece di fare come faccio di solito, che quando si asciugano poi io li riscrancio, no? E toglie un po' questo effetto bagnato e croccante dei capelli. Allora, ho riscranciato i capelli e così ne approfitto anche per chiedervi. Sono meglio così o come erano prima? Già che ci sono, io volevo approfittare per provare questo olietto qua di Matrix. È un olio per capelli che dice che non unge. È un trattamento leave-in senza risciacquo che aiuta a trattenere l'idratazione nel capello rendendolo morbido e luminoso. Protettore termico fino a 450 gradi. Sistema idratante. Capello morbido e idratato per un effetto che dura nel tempo, senza appesantire il capello e migliorandone la maneggevolezza. Questo non mi è stato inviato, non è una collaborazione, ma non l'ho comprato. Quindi l'hai trovato per terra. No, vi ricordate quel sito? Ma che si chiama quel sito? Scontomaggi si chiama. Ogni tanto io vado a vedere, mi candido nelle cose. Chiunque può farlo. Infatti per queste cose qua è stato culo perché non chiedevano neanche i social, niente, bisogna solo lasciare dopo la recensione e appunto se non lo provo come la lascio la recensione? Quindi dato che dopo devo lavare i capelli proviamolo così se mi restano unti perché io questi oli che dicono che non ungono sinceramente mi sembra strano come cosa però proviamo. Comunque ne metto poco, lo spalmo nelle mani e andiamo a mettere nei capelli. Che buon profumo! Insieme a questo prodottino qua, cioè erano tre prodotti praticamente di tre marche diverse. Uno è un siero che dopo vi faccio vedere perché l'ho provato una volta e non penso lo userò più. Che mi lasciava la pelle appiccicaticcia, mamma mia. E un altro, un prodotto di NYX, sono delle ciglia finte, non ho ben capito come funziona, cioè una specie di eyeliner e le ciglia finte. Oh, ma che belli! Il profumo che ha sto olietto è buonissimo. Per adesso non mi sembrano utili. Ho messo in totale 6 gocce. Il siero è questo, ve lo faccio vedere così non lo comprate. Di Kiehl's. Infatti, vedete, c'è anche scritto tester. Ah, c'è acido salicilico, niacinamide e liquirizia. Però c'è peccato perché veramente rimane appiccicoso. E invece, questo è il kit per le ciglia finte. Qui praticamente dice che è senza colla e senza magneti, quindi non capisco come si attacchino queste ciglia finte. Sono curiosa di provare, perché io come sapete sono negata, cioè non è che sono negata, ho provato un paio di volte a metterle, ma le sento proprio, sento la presenza pesante sull'occhio. Però per i comics magari potrei anche fare uno sforzo e tenerle. Quindi poi proverò anche questo. Ok, mi sono rivestita, ho rattoppato un pochino il trucco e andiamo a fare l'aperitivo. Abbiamo compagnia anche qua. Ecco il nostro aperitivo. Basta.
Ok, questa giornata è finita, adesso mi strucco, faccio la doccia, metto il pigiama. Vi ringrazio tantissimo di aver passato questa giornata con me e ci vediamo domani.